Avevo un caro Travecchio, presidente, un rinnovato settore giovanile. Ieri è stata la conclusione di quello che è l'iter del consiglio nuovo e poi l'arrivo di Belloli a Roma nella Lega Dilettanti, un altro lombardo. Com'è questo? Cosa si prova ad aver lasciato questo lascito di due personaggi importanti come Tisci e Belloli? Abbiamo fatto un'analisi anche geopolitica sul territorio italiano, abbiamo attribuito a un uomo del sud il settore giuridico-scolastico e a un uomo del nord la Lega Dilettanti, tenendo presente che sono due momenti strategici della federazione e soprattutto il settore giuridico-scolastico ha bisogno di idee nuove, ha bisogno di gente che metta a disposizione il proprio tempo libero e l'esperienza. Conte, che allena gli under 15, gli è piaciuta l'iniziativa? No, molto bene. Conte non è solo il allenatore della prima squadra, è l'allenatore anche di tutta la filiera delle squadre italiane. Il futuro dei giovani del calcio italiano, l'ultima battuta. Il futuro dei giovani del calcio italiano è legato innanzitutto a degli investimenti che devono essere fatti nelle strutture, perché noi abbiamo 15.000 impianti, i 15.000 impianti non possono essere considerati come campi per giocare su porzolana e su cemento, bisogna investire per questi giovani, per portarli allo sport, che poi sia il calcio per me è una cosa importante, ma per il resto dello sport. Grazie Presidente, la Sport Small è tutto, Max Cavallaro, grazie.